con orgoglio e con un grosso applauso la nostra concittadina Silvia Gennaro, che è stata girata proprio in diretta. Prima di lasciare la parola al sindaco, avremo piacere tutti di ascoltare l'Inno d'Italia. La Silvia Gennaro, che ci sembrava giusto e doveroso incontrare e ringraziare per aver rappresentato la città di Chioggia ai massimi livelli sportivi. Avevamo già avuto modo di avere l'omaggio di partecipare alle Olimpiadi di Rio del 2016 ed era già stato un evento importante e unico per la nostra città. Oggi ci sembra altrettanto giusto e doveroso ringraziarla per aver portato la città di Chioggia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 o 2021. È già stato un risultato importante, è un prestigio e un vanto per la città di Chioggia poter contare su persone e sportivi di questo calibro, e quindi mi sento veramente in dovere, ci sentiamo come amministrazione veramente in dovere di fare omaggio all'ottimo performance che abbiamo avuto modo di assistere, con il piccolo rammarico che avremmo tutti desiderato e sognato poter magari salire sul podio arrivando a una medaglia che tanto lontana forse non era, e magari, come lei stessa aveva detto, un pizzico di fortuna male non avrebbe fatto per poterci anche sognare e crederci su una medaglia importantissima. Grazie a tutti, grazie per essere qui a supportarmi come avete fatto durante tutte le Olimpiadi. E sì, il mio amore proprio per la vela nasce quando ero piccola, proprio qui a Chioggia. Mio papà era appassionato di vela e quindi ha cercato di trasferirmi questa passione. Ovviamente a Rice non mi piaceva tanto, sinceramente, però dopo pian pianino sono diventata brava, quindi ho iniziato a vincere qualcosa, e quando si vince diventa tutto molto più divertente. E dopodiché ho un carattere molto determinato e testardo, quindi ho continuato su questa strada finché non sono arrivati risultati sempre più importanti. E nel 2011 avevo vinto il mondiale con la classe Europa, e già lo vedevo come un traguardo, però non lo vedevo come una fine, perché comunque cercavo sempre ogni volta di migliorare il mio risultato che avevo ottenuto. Quindi mi ero chiesta cosa ci fosse dopo il mondiale, ho detto le Olimpiadi, adesso vorrei provare a parteciparvi. Io ho sempre voluto essere un esempio per i più giovani, e sono davvero contenta che il mio carattere sia d'esempio per questi ragazzi. Grazie. Intanto io ci tengo a ringraziare il Comune di Chioggia e il signor Sindaco per aver voluto organizzare questo evento, per dire grazie a Silvia, che ha rappresentato in maniera direi più che degna il nostro paese e anche il corpo chiaramente della Guardia di Finanza. Devo dire che ti ho seguita anche io direttamente, soprattutto attraverso i media locali, ho seguito tutte le regate, e come tutti penso che a un certo punto la speranza di vederti sul podio è stata veramente forte. Purtroppo alla fine non è arrivato il podio, perché come hai detto anche tu, come sappiamo nello sport spesso ci vuole anche una piccola dose di fortuna per raggiungere certi risultati, ma hai dimostrato veramente le tue capacità in una disciplina che sicuramente non è semplice e che purtroppo è condizionata anche da diverse variabili, non sempre calcolabili. E l'augurio che ti faccio, che ci facciamo tutti, è quello di vederti chiaramente alle Olimpiadi, alle prossime Olimpiadi del 2024, e perché no, magari di rivederci in un'occasione del genere con una medaglia al collo. Ti ringraziamo per averci fatto sognare e aver portato alto il nome della nostra città. Orgogliosi di te, ti auguriamo buon vento. Questa è la motivazione statale. Grazie.
Ciao, grazie. Grazie, Silvia. Ciao, grazie. Grazie, Silvia.